Allora, il pacco si presenta così, ve lo faccio vedere bene da vicino. Questo è il biglietto da visita di Carmen. Questo è il numero, poi ci sono i social e le mail. Ovviamente tutte queste info ve le lascio giù nell'info box, quindi poi andatele a guardare. Guardate quanto è bella questa confezione, a me l'ha fatta sui toni del verde. Io non so come ringraziarla perché, ripeto, voi sapete, io adoro l'arte, adoro le cose fatte a mano e gli do il valore che meritano. Quindi anche il fatto che la confezione sia stata creata interamente da lei a mano, guardate che bello questo fiore. Come è curato nei dettagli, cioè ritengo che sia veramente una cosa preziosa. E mi ha detto che l'ha creato pensando a me, quindi praticamente questa è una creazione ispirata a me. Quindi, dopo vi metterò anche delle riprese delle altre bamboline che ha creato, una per una mia amica che rappresenta una ballerina di pizzica, quindi praticamente vi lascerò appunto la clip, e poi ne ho fatta fare una anche ad Alessandra Amoroso, perché sono andata a trovare Alessandra Amoroso ad un raduno e quindi gliel'ho portata, e vi lascerò anche la foto con Alessandra e la bambolina perché veramente mi ha fatto piacere che l'ha apprezzata molto. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo all'unboxing della mia. Sono veramente felice. Allora, io vorrei non rovinarla, quindi prenderò un paio di forbici, così. Ecco, l'ho aperta. Vorrei non rovinarla del tutto, ma guardate, ora la tiro fuori. Ok, io sono senza parole, cioè sul serio, non so che dire, questa sono io. Cioè, oh mio Dio, non so che dire. Cioè, praticamente mi ha fatta vestita da palestra, credo. Ve la faccio anche vedere da dietro. Con i capelli lunghi così, oh mio Dio, con il microfono perché io canto, con la palla, con la scritta fitness perché appunto insegno in palestra, poi ha messo qui i libri, ha scritto psicologia perché mi sono laureata in psicologia, poi ha messo YouTube e Liz Gray perché fa parte di me e mi ha riprodotto il mio camice della clown terapia con il cerchietto che uso per no, giuro, mi viene da piangere perché veramente è dolcissima. Guarda, Carmen, dato che so che stai guardando questo video, ti parlo a te. Io non so che dire. Guarda, penso che questo sia il regalo più bello che mi abbiano mai fatto in vita mia. Cioè, è bellissima, è perfetta, guarda, guarda, non so che dire. Non... Allora, ci tengo a ringraziare Carmen, anche così vedendomi in viso, perché veramente ti parlo proprio a te, ti voglio ringraziare per l'impegno che ci hai messo, perché questa è un'opera d'arte a tutti gli effetti, cioè è creata da nulla, è creata da fogli di carta, la carta crepla, che è la carta con cui sono realizzate queste bambole, hanno una struttura all'interno fatta tipo di fili di ferro che servono appunto a dargli la stabilità, e queste sono opere d'arte da tutti gli effetti, quindi io veramente ti voglio ringraziare e ve la faccio vedere così anche con me di fondo, perché questa sono io, cioè mi assomiglia. E niente, quindi Che dire, follettini e follettine? e qui scatta la parodia. Oh, scherzo. Io veramente ti ringrazio, Carmen, perché ti sei impegnata tanto, è bellissima. E la cosa più bella è che ti è venuta dal cuore, non te l'ho chiesta, quindi l'hai fatta proprio pensandomi, cioè non ti ho fornito nessun dettaglio, l'hai fatta proprio pensando a me. Questa è una cosa bellissima. Io porterò per sempre con me il tuo bigliettino da visita perché veramente, cioè, tutti meritano di conoscerti, perché questi sono i regali per cui vale la pena spendere qualche euro, perché veramente sono le cose belle. Cioè, io che vado al compleanno e ti regalo questa o ti regalo un bracciale, una cosa che hanno tutti, cioè, questi sono i regali per cui vale veramente la pena.
Io ho già regalato questa, quella che avete visto nelle clip precedenti, che alla mia amica Stefania ho regalato la ballerina di pizzica, perché lei è una ballerina di pizzica, la mia amica Stefania, appunto, e quindi ho pensato a lei e ho pensato che piuttosto che regalarle una cosa qualsiasi, quello sarebbe stato veramente un regalo innovativo. Poteva farla felice perché è lei e quindi le ho regalato quello. Anche ad Alessandra Amoroso ho pensato a lei e le ho regalato la bambola che rappresentava lei. Invito sul serio a contattarla perché comunque le spedisce senza problemi e costano anche veramente poco rispetto ad altre cose che magari potreste acquistare in un negozio. Quindi io vi consiglio la mia carissima amica allieva Carmen. Sono felice di fare questo video non tanto perché mi ha fatto la bambola a me che ok, ma proprio perché voglio dare spazio all'arte. Voi sapete quanto ci tengo anche per la questione delle reborn, che tra l'altro ce n'è una stesa qui dietro. Sì, non è un bambino, ma è una reborn, eccola qui. Che ho fatto un video prima e quindi ho lasciato la reborn qui. E sapete che anche per via delle reborn, anche quelle sono fatte a mano. Io ci tengo particolarmente alle cose fatte a mano. E quindi, come potrei non dare valore ad una cosa del genere? Ovviamente ci sono dei piccoli accorgimenti da avere con questa tipologia di bambola. Innanzitutto sono leggerissime, quindi non vi aspettate la bambola pesante, cioè proprio leggera. Vedete, è carta, cioè queste carta, fogli di carta che formano la bambola. Non bisogna tenerla accanto a fonti di calore perché potrebbe sciogliersi la colla, ovviamente, e bisogna stare molto attenti e delicati nel toccarla perché ogni movimento potrebbe appunto rovinare la struttura. E lei poi è stata carinissima perché veramente, cioè dettagli, ma anche il camice, questo è il mio camice, io ho il camice della cromoterapia che è esattamente con questo disegno, e sotto ci ha messo anche una dedica. E veramente mi sono emozionata perché non l'avevo vista a primo impatto, è stata lei che poi me l'ha fatta notare tramite un messaggio su WhatsApp e la dedica è questa. A Giorgia, bella, eclettica, forte e decisa, il mondo è tuo, Carmen. E il mondo è tuo mi ha colpita come frase, non perché non l'avessi mai sentita, ma perché detto da lei, comunque una persona che mi vuole bene. Non lo so, mi ha emozionata particolarmente, quindi io ti ringrazio nuovamente Carmen, grazie, grazie, grazie. Io mando un bacio a voi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e soprattutto andate a seguire Carmen sui social perché è veramente brava e veramente che merita.